desideriamo questa sera realizzare un grande abbraccio alla città di Castel San Pietro. Partiranno due file tenendosi per mano. Vediamo di ritrovare i capifila. Una fila salirà lungo via Manzoni, svolterà in piazza Galilei e scenderà per via Matteotti. La seconda fila invece farà un giro un po' più breve, rimarrà all'interno della piazza e girerà attorno all'albero, su per la via Matteotti, cercando di rincontrare la via che scende da sopra. Le due file appunto si incontreranno dal lato opposto della piazza rispetto a questo punto. Allora, una via di Michela, vedete? Workout, qui a sinistra. Desideriamo portare messaggi di pace e di augurio per il nuovo anno da parte del parroco, Don Gabriele, da parte dell'amministrazione comunale, delle comunità islamiche e di quelle greco-ortodosse e della comunità ebraica. Sono presenti tra l'altro in mezzo a noi alcuni giovani profughi dalle terre africane che vivono ospiti qui a Castello. Ascoltiamo adesso Don Gabriele, ti do la parola. Buonasera e buon anno a tutti. Sono molto contento di poter fare gli auguri di buon anno a tutti i cittadini di Castello, in questo che vuole essere non solo un segno, ma anche un impegno di pace. Voglio dire tre cose. La prima è questa. Noi abbiamo bisogno solo di stare insieme.
di amarci gli uni gli altri e così potremo superare tutto il male che c'è nel mondo. Seconda cosa, le nostre famiglie devono essere il luogo specifico attraverso il quale papà e mamma, figli, fratelli, sorelle, imparano a comunicare, perché solo con la forza del dialogo, del rispetto, della ricerca del bene dell'uno e dell'altro, della misericordia e del perdono possono essere costruttori di pace. Terza cosa, i nostri ragazzi e i nostri giovani non devono essere e rimanere seduti sul divano, come ci ha detto il Papa a Cracovia. Devono invece cercare di costruire relazioni vere nella fatica quotidiana e nel dono di sé. Solo così c'è la vera gioia. Auguri di buon anno a tutti. Ci giunge un augurio e un saluto dall'assessore Fabrizio Dondi. I responsabili dei popoli, accanto alla sollecitazione per il giusto benessere dei loro cittadini, garantiscono e difendono il prezioso dono della pace. E con queste parole d'auspicio, che sono state rivolte dal Papa Emerito Benedetto XVI ai comuni in occasione di una precedente giornata della pace, che nella mia veste di assessore alla cultura porto qui un saluto alla comunità di Castel San Pietro Terme da parte del sindaco Fausto Tinti e dell'amministrazione comunale lungo tutto l'abbraccio di pace in città. Questo nuovo appuntamento per Castel San Pietro Terme è speciale, suggestivo e carico di emozioni. Una accanto all'altra, le grandi religioni creano qui una strada assieme, levando lo sguardo sul mondo e sulle sofferenze degli uomini e delle donne di questo tempo. È un abbraccio comune con la gente di Castel San Pietro, compiuto nel rispetto delle differenze, ma con un desiderio di convergere con pazienza verso l'amicizia e l'amore vicendevole. Compiere questo abbraccio significa andare alla radice ed evoca l'unità del genere umano. La forza di uomini e donne davanti al pericolo costante di rassegnarsi all'intolleranza e alla divisione. L'amicizia deve invece resistere alle ovvie difficoltà e alle differenze, nella consapevolezza che non esiste alternativa al dialogo. Deve divenire così polo di attrazione per tutti coloro che cercano un mondo più giusto e un mondo quindi più umano. Dunque è necessario fare leva sui valori di eguaglianza, rispetto per la libertà e l'eticità, in una ricerca comune che favorisca la nascita di una cultura della fratellanza. Che questi valori siano dunque la guida per il 2017 che sta per iniziare. E auguri a tutti, anche a nome dell'amministrazione comunale. A Castel San Pietro vivono diverse persone di religione ortodossa. È presente stasera con noi il responsabile della comunità greco-ortodossa, Padre Loro. Sindaco Don Gabriele, carissimi fratelli, in Cristo nostro Signore, prima di tutto vorrei dire che è un grande onore per me di essere questa sera insieme con voi in questa splendida piazza che è circondata da una fila lunga e splendida, una fila che propone egualità, amore, speranza e fraternità. E dopo le belle parole che hanno detto quelli che hanno parlato prima di noi, vorrei dire solo una preghiera che per me, per te, per tutti quanti che siamo questa sera in questa piazza. Sto davanti alle porte del tuo tempio e i pensieri malvagi non mi abbandonano, ma tu Cristo, Dio, che hai giustificato il pubblicano, che hai avuto misericordia della cananea e che hai aperto al ladrone le porte del cielo. Aprimi dunque le viscere del tuo amore per gli uomini e ricevimi ora che mi hai avvicinato a te e ti tocco come la cartigina che era ingloriosa. La una che aveva toccato il lembo del tuo vestito,
ricevete immediatamente la guarigione. L'altra che aveva abbracciato i tuoi purissimi piedi ottenne la remissione dei suoi peccati. E io, miserabile, che osso ricevere il tuo corpo tutto intero, che non sia consumato, ma accogli come loro due e rischia le colpe della mia anima, bruciando le mie inclinazioni peccatrici per le preghiere dei colleghi senza seme ti ha generato e delle potenze celesti, perché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Santo Spirito. Amen. Grazie e tanti auguri a tutti. Abbiamo pensato a questo momento insieme alle persone di religione islamica che vivono nella nostra città. Ci porta il saluto questa sera Yassin Atan, coordinatore del Centro Islamico Bolognese. Grazie, ringrazio l'amministrazione locale, ringrazio le autorità religiose civili qui presenti e i cittadini che hanno voluto condividere insieme a tutti noi in questa serata molto fredda un momento di fraternità, un momento di amicizia e di condivisione. Si è parlato di dialogo e penso che sia la parola d'ordine, penso che sia la parola chiave di questa sera. Il dialogo non è più una moda di stagione, non è più un'iniziativa che dovrebbe giusto essere fine a se stessa. Il dialogo oggi è doveroso, abbiamo bisogno di dialogare, abbiamo bisogno di incontrarci, abbiamo bisogno di guardarci negli occhi, abbiamo bisogno di vedere insieme le cose che ci accomunano e abbiamo bisogno ancora di più di far tesoro delle cose che ci separano, dei nostri punti di divergenza. Anche se ciò che ci accomuna è molto di più, e dovremmo partire da quello. In questa serata siamo tutti cittadini di Castel San Pietro, siamo tutti cittadini di questo posto bellissimo, siamo tutti membri di un'unica grande comunità, la comunità di Castel San Pietro, al di là delle nostre religioni, delle nostre fedi, delle nostre appartenenze etniche o dei nostri paesi di nascita. Noi siamo qui, condividiamo lo stesso spazio, godiamo degli stessi diritti, cercando di adempiere insieme a quelli che sono i nostri doveri. È una serata che dovrebbe rimanere nel cuore di tutti noi, perché abbiamo avuto il coraggio di abbandonare i nostri pregiudizi, di mettere da parte i nostri preconcetti, di eliminare gli stereotipi che guidano i nostri cuori e le nostre menti. Abbiamo scelto invece di abbattere i muri della paura di essere qui, mano nella mano, bambini, bambine, donne, uomini, anziani, persone che appartengono, come dicevo poc'anzi, a diverse fedi, diverse situazioni sociali, ma che hanno in comune l'appartenenza a questo territorio. Abbiamo bisogno insieme di fare questi passi coraggiosi, abbiamo bisogno insieme di trovare un percorso comune, abbiamo bisogno insieme di superare le nostre paure e le nostre diffidenze, abbiamo bisogno insieme di riscoprire quella che è la nostra dimensione umana. E questa sera, questa iniziativa, secondo me, trasmette ancora di più, esprime ancora di più quelle che sono le parole di dialogo, di convivenza, di mutuo rispetto che ho sentito da chi mi ha preceduto. Vi ringrazio davvero ancora un'altra volta e un abbraccio fraterno a tutti voi. Grazie. Ringraziamo il signor Franco per la sua testimonianza. Adesso un saluto alla comunità ebraica portato direttamente da Don Gabriele. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'emcha et Adonai Eloheika, ve'kol levavecha, uve'kol nafshika, uve'kol me'odeka.
amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Abbiamo sentito tante parole, immagini, riflessioni. Ringraziamo per questo, chiaramente, Padre Doro, Iassina Frame e Signor Gabriele. La pace vera nasce e rimane fra noi quando ciascuno si impegna al massimo a cercare di vivere la pace tutti i giorni. Quando consideriamo le persone vicino a noi con rispetto e senza giudizio. Come piccolo grande segno di pace stringiamo dunque la mano ai nostri vicini. E poi, visto anche la serata molto fredda, per scaldarci un po', veniamo tutti in piazza, cominciamo a rientrare nella piazza, dove tra l'altro ci saluteremo attorno a una tazza di tè calda preparata dal gruppo degli Alpini nel chioschetto antistante la parrocchia. Grazie a tutti per aver sfidato questa sera freddo e al prossimo anno. Grazie. Buon anno. Andiamo per un po'.